diceva Angelo, stasera siamo qui per vedere un po' le basi di UpScript, scopriamo presto che cosa sia e come poterlo utilizzare su Google Sheet, il programma di fogli di calcolo della suite di Google. Siamo un gruppo intimo, siamo in pochi, abbiamo la telecamera spenta, purtroppo dobbiamo fare questa cosa online ancora, come diceva Angelo, prima di poterci rincontrare in presenza, però chi se la sente per rompere un po' il ghiaccio e vuole accendere la telecamera al volo. E insomma, così ci vediamo in faccia e voglio anche un attimo coinvolgervi. E allora, il motivo per cui mi è stato chiesto di fare questa talk è che il mio background appunto è un po' l'intersezione tra il business e la programmazione e spesso i due linguaggi, i due mondi si parlano poco, no? E io ho trovato in Google Sheet e nell'utilizzo di questo strumento un po' un ground comune ai due mondi. Prima però voglio partire un attimo dal punto in cui credo molti di noi ci siamo trovati, e quindi il fatto di magari dover fare qualcosa su un foglio di calcolo. Okay? Immagino che tutti noi sappiamo cosa sia un foglio di calcolo, giusto? Se qualcuno non lo sa, alzi la mano, così lo mettiamo subito un po' nello spotlight. Perfetto. Quindi il classico Excel, appunto il classico Google Sheet. E spesso ci si è trovati a farlo e magari quello che si è fatto, se è stato fatto abbiamo dovuto copiare tante volte delle celle, ripetere tante volte la stessa azione, no? E questo diventa molto noioso, molto in fretta. Però non è necessariamente che debba essere così, no? Quindi, se vogliamo, il secondo obiettivo, e questo è il sottotitolo della serata di oggi, vuole essere quello di approcciare questo strumento con un occhio un po' diverso e toglierci magari lo stigma che per forza lavorare su un foglio di calcolo voglia dire annoiarsi. Due parole in più sul mio background, e appunto già un po' mi ha introdotto Angelo. Il mio percorso, l'aggettivo più giusto per descriverlo, lo rubo alla persona che mi ha attualmente assunto in Casavo, che mi ha definito caleidoscopico durante la interview. E io ho iniziato un percorso di studi in ingegneria prima di spostarmi al mondo del business. Ho iniziato la mia carriera in realtà appunto nel mondo del business, prima in Amazon e poi a Google. E dall'inizio di quest'anno in realtà mi sono riavvicinato al mondo dell'ingegneria del software a Casavo, dove appunto, come accennava Angelo, lavoro come ingegnere, principalmente lato front-end. Qui trovate anche i miei contatti, non sono attivissimo su Twitter, non come dovrei esserlo, ho sempre il buon proposito di essere più attivo, ma non lo sono mai troppo, e anche su LinkedIn, nome e cognome, è facile trovarsi. Cosa andiamo a vedere oggi? Vi prometto ci sono veramente altre poche slide, e poi ci buttiamo un pochettino sulla parte più interattiva, no? Quindi stiamo parlando tanto di utilizzare modi di rendere i fogli di calcolo un pochettino più interattivi, e quindi anche la sessione in sé vuole essere tale. E poi alla fine un Q&A. Angelo vi ha condiviso un link per le domande, ma in realtà se anche volete tenervele, siamo in pochi, vogliamo farle live, non c'è problema e rispondere come posso. Allora, partiamo da appunto Google Sheet. Immagino che tutti voi conosciate l'interfaccia, conosciate lo strumento, e la cosa bella è interpretarlo un po' sotto un'altra ottica, no? Se ci pensiamo, alla fine un'interfaccia, no, come quella di Google Sheet che abbiamo qui, che cos'è di fatto? È un database relazionale dove abbiamo delle colonne. E molto leggero, con un'interfaccia, se vogliamo, di admin che è molto battle tested, no? Perché tutti la usano. Quindi si tratta di avere delle colonne e delle righe. Se noi già iniziamo a metterci in questa mentalità, è chiaro che come tale, come database, no? Possiamo farci tantissime operazioni. Possiamo scriverci, possiamo leggerlo, possiamo manipolare i nostri dati, possiamo calcolare delle colonne e a partire dagli altri campi che abbiamo. E quindi già ci iniziamo a mettere una mentalità diversa di come affrontare questo sistema, tant'è che esistono anche all'interno diciamo, non è l'argomento di oggi, però esistono sempre di più delle applicazioni in cui si utilizza Google Sheet come database. C'è per esempio un video molto bello su YouTube di un canale che si chiama Fireship, se avete piacere dopo andatevelo a vedere, pubblicato ieri o oggi, non mi ricordo, e che mostra come utilizzare all'interno del Jamstack, quindi all'interno dello stack JavaScript, Google Sheet proprio come database, come un headless CMS, quindi come fonte dei nostri contenuti. Quindi già iniziamo a vedere come un pochettino più interessante, ok? Prima
inizio a vedere lo strumento come diciamo, il tool per fare uno più uno, e adesso inizio già a pensare che okay, questo è un database, ci posso mettere dei miei dati. Chiaramente non è necessariamente ACID compliant come database, però comunque inizia ad essere un qualcosa che per fare quick prototyping funziona molto bene. Ed è questo quello che vogliamo andare a vedere oggi, no? Come può essere questo, come posso usare questo strumento per fare dei prototipi molto veloci, magari di delle applicazioni di cui ho bisogno, lato business o lato development. E un po' già abbiamo iniziato a vedere le applicazioni lato development, lato business. Non so quanti di voi abbiano questo background rispetto a un background di sviluppo, però il punto è quello che non per tutte le cose, per tutte le automazioni, ho bisogno di rivolgermi magari al mio team di sviluppo se lavoro nella parte di prodotto, oppure ho bisogno di farle manualmente. Ma posso introdurre delle automazioni molto semplici che mi semplifichino di molto la vita. Infatti, le funzionalità di Google Sheet possono essere estese sotto multipli livelli, no? Quello più semplice, dopo vediamo un esempio, sono le funzioni all'interno dello strumento stesso. La più famosa probabilmente è il vertical lookup, che c'è anche in Excel, che permette già, per esempio, di fare delle query sulla base di una chiave e recuperare dei valori. Anche questa è una logica molto simile a quella di un database. Ce ne sono altre che già si interfacciano con il mondo esterno, come per esempio quella di Google Finance su Google Sheet, e poi invece abbiamo tutto il mondo, diciamo, degli add-on personalizzati, per cui Google Apps Script, che è quello che andremo a vedere noi adesso insieme, vi racconterò di più sul linguaggio tra un secondo, AppSheet addirittura, che era un tool di terze parti che poi Google ha comprato, che permette di costruire intere app utilizzando Google Sheet come fonte dei dati, e poi chiaramente tutti gli add-on che esistono su Google Workspace, che permettono di ampliarne le funzionalità, no? Sheetson, per esempio, è uno di questi che permette facilmente di creare una API con cui interfacciarsi, attraverso la quale interfacciarsi sui propri fogli. Due parole su UpScript, e poi ripeto, vi avevo promesso poche slide, e quindi poche slide saranno. UpScript nasce nel 2009, anno che è famoso anche per essere l'anno, diciamo, di insediamento alla Casa Bianca di Obama. L'anno del gorilla, secondo l'UNESCO, fun fact che non sapevo, e l'anno in cui Mike Arm, all'interno di Google, decide di trasformare il suo 20% project, quindi il progetto su cui lavorava per il 20% del suo tempo, di fatto in un prodotto a tutti gli effetti. E quindi UpScript nasce come una variante del JavaScript, infatti vedremo le API sono molto simili, più appunto tutta una serie di classi proprietarie di API che permettono di interfacciarsi in maniera semplice con tutta la suite di Google Workspace. Oggi vediamo in particolare l'applicazione su Google Sheet, perché è quella che a me personalmente è sempre tornata più utile, però in realtà lo stesso linguaggio può essere utilizzato anche per docs e slides, tra le altre cose. Di nuovo, perché ci interessa questo? Perché UpScript diventa lo strumento, se riprendiamo l'analogia del database che abbiamo fatto prima, con la quale possiamo andare a recuperare dei dati da fonti terze, con le quali possiamo mutare i nostri dati e con le quali possiamo anche esportare i dati stessi. Oggi abbiamo tre obiettivi, e questa è l'ultima slide prima della demo: vedere come appunto possiamo recuperare questi dati da un API di terze parti. Nel nostro caso andremo a costruire un piccolo portfolio che ci permetta di tracciare il valore delle nostre criptovalute nel tempo, e come manipolare questi dati, quindi come in automatico andare a recuperare il valore più recente di queste valute. Vedremo anche come poi farci inviare un alert email qualora, per esempio, il valore delle valute abbia una differenza rispetto a quello precedente molto alta, sia in positivo che in negativo, e poi anche, ho messo le dita incrociate, vediamo se abbiamo tempo, ma credo che ce l'avremo, come impostare uno script che ci permetta di automaticamente far girare questo piccolo programmino, questo piccolo applicativo che andremo a scrivere in automatico con un cron job di fatto. Le slide sono finite, adesso con un po' di agilità provo a condividere l'altro schermo, vediamo se ci riusciamo. Questo. Dovreste vedere in questo momento uno spreadsheet vuoto, vedo degli accenni di sì, quindi sì.
E di fatto questo è uno spreadsheet nuovo, potete crearne uno anche voi se volete seguire direttamente andando su sheet.io, che è un dominio che Google possiede e che porta direttamente alla creazione di uno spreadsheet nuovo. L'unico requisito ovviamente è che siate loggati col vostro account Gmail. Sto dando un nome al volo così ce l'abbiamo. E appunto, vediamo un attimo quello di cui parlavamo prima. Per esempio, se io qui vado a scrivere Google Finance, ok? Vedete che diciamo, il sistema mi suggerisce anche quello che io posso andare a recuperare come informazioni. In questo caso, Google Finance è una funzione built-in all'interno del software stesso che mi permette di recuperare i dati. Quindi qua mi fa anche l'esempio. Io, per esempio, posso andare a recuperarmi il valore della stock di Google all'1 gennaio 2014. Perfetto, che non c'è. Proviamo 2017, esatto. So che il 2017 aveva chiuso a 1045, immagino, dollari a azione. Noi vogliamo replicare una cosa simile, però sulle criptovalute, in cui avremo la nostra data, avremo la nostra criptovaluta, quindi per esempio il Bitcoin, un'altra criptovaluta che può essere magari Ethereum, e all'interno di questa tabellina avremo per ogni data il valore di questa criptovaluta. Per cui, per esempio, qui io posso mettere la data di oggi. Io voglio mettere uno script che in automatico mi vada a recuperare il valore di queste valute alla data di oggi. E lo facciamo con UpScript, come abbiamo detto. Quindi la prima cosa, dobbiamo andare sotto estensioni, UpScript, e questo ci apre all'interno di una nuova tab il nostro editor di UpScript. Qui Scusa. di fatto abbiamo un IDE, abbiamo un'interfaccia attraverso la quale poter sviluppare il nostro applicativo. Di default esiste già una funzione che si chiama MyFunction, che noi possiamo eseguire. Qua possiamo per esempio provare a scrivere un messaggio che sia il classico Hello World. Potresti aumentare un po' lo zoom, Certo. di qualche punto? Vedete meglio? Direi proprio di sì. Grazie. Ok. Certo, ci mancherebbe. Ottimo punto. E questa funzione la possiamo eseguire quando eseguiamo per la prima volta una funzione all'interno di un foglio nuovo. Ci chiede il permesso per eseguirla. Adesso ci sta mettendo un attimo. Vediamo se è perché c'è il pop-up bloccato. Ok, perfetto, si è eseguito. Quindi qui all'interno del mio execution log ho loggato Hello World. E di fatto per chi conosce JavaScript la funzione è molto simile, la sintassi è molto simile a JavaScript. Come abbiamo detto, il UpScript è una variante del JavaScript, i file hanno un'estensione .js, sinceramente non so per cosa stia, ma credo che sia per tipo Google Script, magari era il nome vecchio all'interno del programma stesso. Ok, allora, per recuperare i dati dell'exchange rates, mi sono preparato un attimo come farlo. Usiamo un'API gratuita che si chiama CoinLayer, ok? E ci serve un access key. Adesso io all'interno del programma userò l'access key che ho già generato, è un throwaway account, quindi poi lo cancellerò. Diciamo, non mi soffermerei troppo su come funziona l'API stessa. Adesso la andiamo a leggere insieme. Quindi qui ho incollato, diciamo, la funzione che mi ero già preparato per fare questo primo passo. Quindi definiamo una nuova funzione che si chiama Fetch Exchange Rates. Salviamo la nostra costante, la nostra access key che abbiamo generato dall'interfaccia di CoinLayer e andiamo a costruire l'URL come ci dice di farlo CoinLayer. Quindi diciamo questa parte è un po' esula dallo scope della presentazione di oggi. In pratica gli dobbiamo passare l'access key, gli dobbiamo passare i simboli diciamo, delle valute che vogliamo andare a recuperare e poi possiamo andare a fetchare questi dati e loggare la risposta. Qua vediamo già una delle prime cose particolari di UpScript, ovvero questa classe URL fetch app,
che è quella con la quale possiamo andare a recuperare, ai metodi per recuperare dei dati da endpoint di terze parti. Quindi in particolare all'interno di questa classe chiamiamo il metodo fetch, gli passiamo il nostro URL e andiamo a loggare la risposta. Se noi eseguiamo questa funzione, salviamo un attimo il file, e in questo caso mi chiede di nuovo delle permission per poter accedere. Non so se voi vedete il pop-up, mi sa di no. No, non state vedendo, ok, perfetto. Comunque mi sta chiedendo le permission per potersi connettere a un servizio esterno, gliele ho date. E a questo punto io mi trovo la mia risposta in JSON. All'interno delle varie API che vengono messe a disposizione, diciamo, da UpScript, c'è chiaramente quella anche per fare parsing del nostro JSON, quindi possiamo andare a definire la nostra parsed response utilizzando JSON.parse e parsando la nostra risposta. Questo ci permette di trasformare chiaramente la risposta in un oggetto e, in questo momento l'execution log si era chiuso, andare a prendere i valori che ci interessano, che possiamo andare a vedere sono annidati sotto la chiave rates. Quindi di fatto per fetchare l'exchange rates a questo punto possiamo ritornare la nostra parsed response e le rates. Una cosa che purtroppo è una limitazione di UpScript è chiaramente non è typed, per cui all'interno, diciamo, della risposta il sistema di autocompletamento non sapeva che ci fosse rates, ovviamente. Uno, perché non gliel'ho dichiarato, e due, perché comunque in generale quelle che sono i metodi da noi definiti, a mia conoscenza, non è possibile definirne i tipi. Notiamo anche che supporta la sintassi di ES6, perché le costanti posso definire costanti e variabili, così come diciamo, il fatto che non ci sia bisogno di andare a definire, a gestire noi la concurrency delle chiamate, no? Per cui qua la parte di fetch non abbiamo dovuto attenderla noi con, per esempio, una async await o una promise. Quindi abbiamo la nostra funzione adesso per recuperare i dati. Possiamo inserirla all'interno di una funzione più ampia, possiamo chiamarla main, in cui il nostro obiettivo, come ci siamo detti all'inizio, è quello di poter poi andare a inserire questi dati che abbiamo recuperato qui all'interno di questa tabella. Per di più, ora stiamo, diciamo, sempre recuperando i dati relativi al momento istantaneo, no? Per cui dobbiamo anche modificare poi la nostra chiamata per aggiungere la data di oggi e andare a recuperare i dati o meglio non di oggi, ma della data che andiamo a inserire all'interno del nostro file. Quindi il prossimo passo è quello di vedere un attimo come posso lavorare con l'API di UpScript per andare a modificare il mio foglio di calcolo. Allora, in questo caso possiamo fare all'interno di mail una chiamata a la nostra funzione fetch exchange rates. Ok. E poi possiamo andare, questo così ci servirà, diciamo, dopo per recuperare l'exchange rate, e qui sotto invece possiamo andare a vedere un attimo come accedo al foglio di calcolo. L'API in questo caso che mi interessa è quella spreadsheet API, spreadsheet app, all'interno della quale io posso chiamare dei metodi per recuperare lo spreadsheet. In particolare getActiveSpreadsheet mi permette di recuperare il foglio di calcolo da cui questo script è stato generato, che nel nostro caso è questo Crafted Software Talk dal quale abbiamo creato il file di InAppScript. All'interno del foglio poi, diciamo, questa è la nomenclatura del foglio di calcolo in sé, vogliamo andare a prendere il primo foglio, no? Che è il foglio che si chiama Sheet 1. Quindi poi all'interno possiamo assegnare questo a una variabile e possiamo creare una nuova variabile che sia il mio foglio, alla quale andiamo a assegnare del nostro spreadsheet. Possiamo recuperare tutti gli sheets e andare a recuperare quello alla posizione 0.
Come vedevamo prima, diciamo, ci sono diverse e altri modi di recuperare il foglio, possiamo anche recuperarlo per il suo nome, no? Per cui se io ho tanti fo se io avessi tanti fogli e non sapessi in che posizione è oppure li spostassi, posso anche recuperarlo andando a selezionare il foglio che si chiama Sheet 1. Ok? Quindi questo è, stiamo iniziando a vedere un po' come utilizzare le API di UpScript per andare a modificare il nostro foglio di calcolo. Abbiamo il nostro foglio di calcolo, abbiamo il nostro foglio che è proprio questo qui. Ora io voglio per esempio provare ad andare a mettere all'interno di una cella, mettiamo la cella B2, quindi questa qui, un valore arbitrario che sia 100. Posso farlo utilizzando sheet.getRange. Andando a mettere B2, che è la cella su cui voglio inserire il mio foglio, e settare il valore a 100. Ok, salviamo, proviamo a eseguire la mia funzione. Di nuovo mi sta chiedendo delle permission diverse, perché in questo caso devo scrivere sul foglio. Ok, perfetto. In B2 adesso ho 100. Relativamente semplice. Esiste un altro modo, diciamo, di scrivere questa stessa cosa, che è la notazione che useremo dopo, che invece è la notazione diciamo, va a definire la colonna di partenza, la riga di partenza, l'offset in termini di righe e l'offset in termini di colonne. Quindi questa stessa cosa io la potevo scrivere come 1, 2, 1, 1. Se io qua adesso ci vado a mettere 200 e lo eseguo, perfetto, ho invertito le righe e le colonne. Classica cosa. Ah, no, giustamente è seconda riga, seconda colonna. Il bello della diretta. Ok, adesso anche qui ho 200. Posso tornare indietro così riho il mio valore. Ok, adesso abbiamo due pezzi, giusto? Abbiamo visto il primo pezzo, quindi come recuperare dei dati da un'API terza, e abbiamo visto come andare a scrivere sul nostro foglio. Cerchiamo di mettere insieme i due per poter fare in modo che le rate che recuperiamo finiscano proprio in questa colonna B2 e C2. Queste celle, scusate, B2 e C2. Allora, per fare questo abbiamo già recuperato le nostre rates. Se vi ricordate però, e può essere utile che le loopiamo di nuovo per vedere come sono strutturate, il risultato di questa chiamata era un oggetto. Quindi se io ora lo eseguo, ottengo esatto un oggetto che ha come chiave il valore, diciamo, il simbolo della nostra criptomoneta e come valore il valore della moneta in sé. Quindi io devo fare un attimo di normalizzazione di questi dati e posso farla appunto andandomi a definire io un array e poi ciclando sulle chiavi all'interno dell'oggetto new rates, diciamo quello che faccio qui, io definisco un array vuoto e poi all'interno ci vado a inserire solamente i valori che ho appena recuperato, e poi all'interno del mio foglio quello che posso andare a fare è scrivere, scusate se copio queste cose, però così ci mettiamo meno, vado a settare all'interno di questo range i miei valori. Qual è questo range? Seconda riga, seconda colonna, tengo una riga e prendo due colonne. Quindi di fatto è questo range qui. Eseguendo questo codice, che cosa mi aspetto? Mi aspetto di recuperare l'oggetto che ho appena visto, quindi questo qui. Andare a inserire 2025 e 34.833 all'interno di questo array valori e scrivere questo array valori dentro in questo range qui che ho appena definito. In questo caso, per esempio, già vedo un problema perché andrei a scrivere prima ETH e poi BTC, qua i miei ticker sono al contrario, ora li inverto a mano, ma potremo chiaramente
andare a recuperare questi valori qui, dopo vediamo come fare. Salviamo, eseguiamo main. Perfetto, sheet is not defined perché me lo sono perso prima. Ok, purtroppo non ha l'auto-indentazione. Perfetto. Adesso qui ho i miei due valori, in realtà era giusto come era prima, chiaramente perché ciclavo al contrario. Ok, quindi io ho recuperato i valori di Bitcoin ed Ethereum al giorno di oggi, quindi in realtà questa data in questo momento non sta venendo usata. Piccolo recap di quello che abbiamo fatto finora, abbiamo visto come recuperare dei valori da, un foglio, da dei dati di terze parti e come scriverli all'interno delle nostre celle. Aggiungiamo uno step in più, leggiamo dei dati dal nostro foglio di calcolo. Abbiamo detto che possiamo manipolare i dati, possiamo farlo sia in lettura che in scrittura. Finora abbiamo visto la scrittura, ci aggiungiamo il pezzo della lettura. Che dati vogliamo recuperare? Vogliamo recuperare quali sono le criptomonete che ci interessano e la data. Anche in questo caso vado a copiare una funzione già scritta, che è questa qui, e la andiamo a vedere insieme. Allora, questa read data from spreadsheet cosa fa? Di nuovo accede al foglio di calcolo, prende il primo foglio all'interno del foglio di calcolo, quindi in realtà in questo caso vogliamo l'indice 0, prende il valore della data che è nella cella A2, lo formatta e va a recuperare invece i valori delle criptovalute all'interno del celle B1, C1, che sono queste qui. Il motivo per cui qua c'è questo 0 è che il range è sempre un array di array, in cui la mia, cioè è una matrice in cui ho le righe e le colonne. Infatti anche prima, se avete notato, i valori che già erano un array, li abbiamo dovuti scrivere come array di array. Diciamo, questa è la notazione degli array per JavaScript, quindi tutto ciò che tra quadre è un array. E dovremo modificare anche il nostro fetch exchange rates, perché ora dovrà accettare che cosa? Dovrà accettare due variabili, la data e le monete che vogliamo andare a recuperare. Quindi in questo caso possiamo, il modo in cui diciamo l'API di CoinLayer vuole questi dati, vuole la data passata come primo parametro invece che live, e in realtà come diciamo URL dell'endpoint, e le monete le possiamo andare ad aggiungere invece che avere BTC e TH, così abbiamo detto che recuperiamo un array e quindi possiamo semplicemente fare un join sui valori del nostro array. Quando chiamiamo fetch exchange rates, qui gli dovremo passare quindi una data e le monete. Come recuperiamo questi due valori? Li recuperiamo dal metodo che abbiamo appena scritto, quindi da questo read data from spreadsheet. Ok, se tutto va bene, abbiamo recuperato questi valori. Sono gli stessi, di fatto, quindi non sappiamo se sono giusti, andiamo a cambiare la data. Quindi qua vogliamo nel formato della data, ok, e andiamo a mettere per esempio quanto valevano un anno fa. June 24. In teoria, rieseguendolo, abbiamo dei valori molto più bassi. Quindi, oltre a scrivere dal foglio, andiamo anche a recuperare i valori, diciamo, i simboli delle nostre monete e la data per la quale recuperare i dati dal nostro foglio. Tutto questo in, diciamo, relativamente poche righe di codice.
30 righe di codice senza bisogno di setappare nessun tipo di ambiente di sviluppo o altro. Ok, quindi fin qui abbiamo fatto lettura di dati da fonti esterne, lettura di dati dal foglio, scrittura di dati sul foglio. Aggiungiamo un piccolo passo in più per far rendere, diciamo, abbiamo detto che il nostro obiettivo era quello di creare uno storico, diciamo, per tracciare il valore del nostro portfolio nel corso del tempo. Ora non lo possiamo fare, ora abbiamo solo, diciamo, lo snapshot momentaneo di quanto vale nella data che io gli do. A questo punto ci dovrebbe essere relativamente semplice capire come fare. Dobbiamo utilizzare la API Spreadsheet App per andare a inserire una nuova riga, inserire la data di oggi e andare a leggere i valori per la data di oggi. Quindi facciamo esattamente questo. Andiamo come prima cosa a sto punto a recuperare il nostro foglio di calcolo. Poi andiamo a inserire una nuova riga. E vogliamo inserirla all'indice 1 e vogliamo inserire una riga. E poi andiamo a recuperare la data di oggi. Andiamo a scriverla nella cella A1. E poi a questo punto la data la recuperiamo da A2, recuperiamo le nostre monete e dovremmo essere a posto. Proviamo a eseguirlo. Qui è giusto. Magari possiamo compattare questo codice qui insieme. Perfetto, adesso abbiamo una nuova riga che ha la data di oggi, il valore ad oggi e il valore ad oggi anche di Ethereum. Quindi, questo ci permette di fare che cosa? Ci permette periodicamente di andare ad aggiornare e tenere traccia di questi valori. Chiaramente, eseguirlo manualmente tutti i giorni potrebbe essere abbastanza tedioso. Quindi quello che possiamo fare, come dicevamo, è inserire un cron job per eseguire questa funzione main in automatico tutti i giorni, magari ad una certa ora. Anche questo è relativamente semplice da fare. Andando sulla parte sinistra dell'editor abbiamo questi trigger che, come il nome suggerisce, ci permettono di settare appunto dei trigger periodici. In questo caso che cosa dobbiamo scegliere? Dobbiamo scegliere quale funzione andare ad eseguire, e noi vogliamo eseguire main. Which deployment should run head, event source time driven, quindi periodicamente, il mio trigger è il tempo, ogni giorno, alla mattina magari, eseguo il trigger. Posso essere notificato nel caso in cui il trigger fallisca. Anche in questo caso forse mi chiede i permessi, no? Perfetto. Quindi in questo modo, in maniera molto semplice, io ho creato uno script che si esegue periodicamente e va ad aggiornare il valore su questo foglio. Se io tornassi qui domani, dopo le 7 di mattina, vedrei una nuova riga con il valore data di domani, quindi il 25 giugno, e il valore di Bitcoin ed Ethereum a quella data lì. Rimane solo un punto rispetto a agli obiettivi che ci eravamo dati prima dell'inizio della talk, che è quello di andare a inviare un'email a un indirizzo email che andiamo a decidere, se il valore, la differenza di valore tra il precedente e il successivo è più ampia di una forchetta che andrò a decidere io. Quindi questo cosa mi potrebbe servire? Mi potrebbe servire tutte le mattine quando mi alzo, se per esempio sto facendo dei trading e il valore del Bitcoin
è andato, ha superato la soglia che io mi ero dato prima di venderlo, posso dire benissimo, ora lo vendo. Sarebbe una cosa molto manuale, molto e comunque non raccomandabile, però a ognuno, diciamo, le proprie passioni. E quindi aggiungiamo uno step alla nostra funzione main. Dopo che io ho recuperato i valori, cosa posso fare? Posso andare a leggermi i valori del giorno precedente, calcolarmi questa differenza, e se la differenza è più ampia della forchetta che mi sono dato, allora mi mando l'email. Quindi la prima cosa che posso fare è andare a definirmi una costante. Che rappresenta il mio valore della soglia, per esempio in questo caso il 5%. Poi mi vado a definire una nuova funzione che sia send email alert. E send email alert cosa si dovrà prendere? Dovrà prendere il valore delle monete, che il simbolo delle monete che su cui io voglio settare l'alert, e si andrà a prendere anche i valori delle nuove rate. A questo punto di nuovo incollo una parte per evitare di doverla definire manualmente. Ok. E la vediamo un attimo insieme. Cosa faccio? Vado a recuperare, ho i valori delle monete e ho i nuovi valori. Devo andare a recuperare i vecchi. Quindi la prima parte è quella di andare a recuperare i vecchi valori delle monete. Come lo faccio? Di nuovo, prendo il mio foglio e vado a leggere il range in cui sono scritte. Saranno scritte nel range B3-C3. Perché sono scritti nel range B3-C3? Perché se vi ricordate, in questo momento qui, io ho già aggiunto una nuova riga con la data di oggi. Non sono ancora andato a scrivere questi due valori, ma la mia situazione al momento è questa. Quindi per andare a leggere i valori vecchi, diciamo, devo andare a leggere la riga 3, le colonne B e C. A questo punto questo mi restituisce un array di array. A me interessa la prima riga, quindi vado a prendere l'oggetto della riga in posizione 0 e poi mi vado a definire i miei alert. Di fatto, per chi conosce il JavaScript, questa funzione è relativamente semplice, è una reduce, in cui mi vado a calcolare per ciascuna delle monete che mi interessano il valore del delta rispetto al precedente. Se questo valore supera la mia soglia, che sono andato a definire prima, quindi in questo caso se è maggiore del 5%, allora vado ad aggiungere all'interno del array che sto restituendo una nuova entrata che è il mio valuta e il mio delta. Quindi alla fine di tutto questo giochino qui avrò un oggetto di questo tipo, avrò un array di questo tipo qui che contiene per tutte le monete che superano la soglia il valore che è il mio simbolo e il mio delta, che potrebbe essere per esempio 0.06. Non avrò chiaramente nessun oggetto di questo tipo qua, con un delta che sia 0.01, perché sarebbe minore della mia soglia che sono andato a definire. Se io definissi la mia soglia a 1%, potrei avere anche degli oggetti di questo tipo. Ok? Una volta che ho questo oggetto qui, che cosa devo fare? Se questo oggetto contiene almeno un elemento, perché potrebbe anche essere vuoto, no? Se nessuno dei miei delle mie monete è variato più del delta, allora avrò un array vuoto. Quindi se i miei oggetti, se i miei alert contengono almeno un oggetto, allora send email alert. Vediamo come andare a definire l'alert e poi andiamo a vedere come scrivere il messaggio.
In questo caso la API che a noi interessa è quella mailapp, mailapp.sendemail, e questo accetta un oggetto che abbia l'email a cui mandarla, potrebbe essere ad esempio un'email che ci andiamo a generare al volo, mail. Ok, vorrà un subject, vorrà un body, e opzionalmente se avete un account G Suite, quindi un account aziendale, si può aggiungere anche il flag no reply che permette di mandare l'email da no reply chiocciola al vostro account aziendale.com, se avete un account Google Workspace. Io sto facendo il file dal mio account personale, quindi non ce l'ho. E in questo caso qui sto mandando un'email a questo indirizzo qui, oggetto prova, body prova. Proviamo a vedere, prima ancora di tutta questa logica qui, se funziona. Definiamo una nuova funzione al volo. Proviamo ad eseguirla. Salvare. Di nuovo il permissions. Non si è mai sicuri abbastanza. Ok. Da lorenzosigno@gmail.com, perché è l'email address mio, ho ricevuto un'email prova con oggetto prova. Quindi l'API class funziona. A questo punto l'unica cosa che mi rimane da fare è comporre il messaggio in maniera tale che abbia senso rispetto a quello che mi voglio comunicare. Quindi qui all'interno di questo blocco if posso andare a definirmi un nuovo messaggio, di nuovo utilizzando una funzione reduce, che faccia che cosa? La mia funzione cosa fa? Per tutti gli alert che ho inserito all'interno di questo array qui, che ricordiamo essere degli oggetti con chiavi primari coins e delta, mi vado a scrivere un messaggio con scritto la moneta, quindi per esempio il BTC price. Cosa ha fatto? È aumentato o si è abbassato di un certo valore delta nelle scorse 24 ore. Nelle scorse 24 ore, perché l'ho eseguito, lo eseguo una volta al giorno. Andiamo a cancellare all'interno di questo foglio gli ultimi due valori, così ho il valore di un anno fa, quindi comunque non ipotizziamo che invece qui io avessi il valore di ieri. Quindi vabbè, non sarà realistico, però metto la data di ieri. A questo punto, se io ho fatto giusto tutto il giro, mi manca di chiamare la funzione qui. Posso passare le monete e i valori aggiornati. Eseguendo main, se tutto è stato fatto correttamente e non lo è stato fatto, innanzitutto qua devo mettere questo come messaggio e come oggetto devo andare a metterci e poi il motivo per cui undefined è che questo qui è lo 0. Se io riprovo a eseguire, new rates.reduce is not a function, perché il bello del troubleshooting live
Coins, new rates, andiamo a vedere che cosa mi passa qui come new rates. Ok, infatti mi deve passare un array con i miei valori. Perfetto. Ah, ha cambiato l'indirizzo email. No, crypto price alert, in questo caso però dei valori altissimi, esatto, infinity, perché avevo questo valore 00. Come dicono quelli bravi, third time is the charm, quindi lo rieseguiamo per un'ultima volta e dovremo avere anche dei valori che hanno senso. Perfetto. Quindi in questo modo mi posso inviare un'email periodicamente con il percentuale di cambiamento nelle scorse 24 ore. Torniamo un attimo qui a Zoom. Stop share. Ok. Ricondividiamo un attimo. Quindi cosa siamo andati a vedere? Abbiamo visto velocemente, no, lo sto condividendo. Era corretto. Era. Eh? Era corretto, stavamo guardando le slide. Ok, no, che mi sa che ne ho più di una, però sì, va bene. Ok. Rivedete le slide? Sì. Ok, fantastico. E, cosa siamo andati a vedere, quindi? Abbiamo visto come utilizzare UpScript per recuperare dei dati da degli endpoint API di terze parti. Nel nostro caso ci siamo avvalsi di questa libreria, di questo API gratuita per recuperare i valori delle criptomonete. Chiaramente questo potrebbe essere un API endpoint qualsiasi che, al quale si può avere accesso. Abbiamo visto come utilizzare le API class esposte da UpScript per andare a scrivere sul nostro foglio di calcolo, per andare a leggere il nostro foglio di calcolo e per andare a manipolare dati e righe, per esempio inserendo una riga in una posizione da noi determinata. Combinando questi tre abbiamo potuto andare a recuperare in maniera periodica il valore dei nostri asset, delle nostre criptomonete, alla data più recente, andando a impostare un trigger che esegua questa operazione giornalmente, e poi abbiamo visto un'altra API, quella di MailUp, per inviare un'email a un indirizzo da noi scelto sulla base di una determinata condizione. Di fatto, come avete visto, molte delle logiche, molto del funzionamento non è altro che JavaScript, che viene arricchito in qualche modo dalle classi che vengono messe a disposizione da Google Workspace. Perché questo è interessante? Perché come sviluppatori questo ci permette, per esempio, di andare a fare dei test, magari durante degli spike, o comunque quando abbiamo qualche dubbio, in maniera molto rapida, senza andare a impostare chissà quale microservizio, chissà quale boilerplate code, possiamo andare direttamente a fare delle prove anche su un Google Sheet. In alternativa, questo stesso strumento può essere utilizzato come parte dello stack per una soluzione all'interno di un MVP che stiamo creando. Quindi, come dicevo prima, esistono già delle soluzioni di terze parti, ma anche accedendo direttamente alle API con il token di Google per leggere il foglio, utilizzarlo come database. Per invece lato business, mettendosi quindi il cappello di chi utilizza questo strumento nel quotidiano, magari per reporting o per altri motivi, una piccola aggiunta magari di un'automazione permette di velocizzare in maniera molto semplice anche il reporting di alcuni strumenti. Quindi se tutti i mesi devo andare a recuperare magari determinati dati per aggiornare un valore contabile. In questo modo, sì, magari il setup mi richiede 3, 4, 5 ore, ma poi sono tutto tempo che nel corso dei mesi recupero, perché è un task di valore basso che vado ad automare. Questo è un po' tutto per quello che avevo da raccontare. Incredibilmente siamo stati nei tempi, in 40 minuti, e
Per cui non lo so, Angelo, se vogliamo, per me possiamo prendere anche un paio di domande se ci sono live, non so se ne sono arrivate durante... Ne abbiamo collezionate 4, quindi okay. Vado a condividere lo schermo io. Vai. E via, ok, sposto questa barra di controllo di Zoom ingombrante, vado a presentare. Ed ecco che potete vedere la prima domanda in sovraimpressione. Allora, è una bellissima domanda. E, no, nel senso che lo abbiamo detto all'inizio, purtroppo il supporto per i tipi, a mia conoscenza, non è disponibile su UpScript. Chiaramente quello che potrei fare è scrivere un qualcosa in TypeScript, andarlo a compilare in JavaScript, e poi dopo copiarlo all'interno di UpScript e vedere, fare gli aggiustamenti necessari. Non tutte, per esempio, le specifiche di S6 sono supportate da UpScript, quindi bisognerebbe andare a vedere se ci sono poi problemi o quant'altro. Per lo meno questa è l'idea che mi viene in mente. Penso anche di sapere chi abbia fatto questa domanda. Beh, aggiungo una cosina, servirebbe probabilmente un modulo Babel, ma secondo me esiste, non ho cercato effettivamente. E, più che altro per poter magari scrivere il tuo codice, il tuo business logic in un editor più confortevole, Visual Studio Code o un prodotto JetBrains, dove hai tutto l'autocomplete, e poi alla fine avere un compilato UpScript compatibile, funzionante, che può caricare in qualche modo nell'interfaccia web. Va bene, dai, passiamo alla prossima. Allora, chi sono i competitor principali? In realtà, non diciamo internamente a Google Sheets stesso, però diciamo UpScript e le funzionalità che si possono aggiungere per me sono abbastanza analoghe a tutto il movimento low code o no code, e per cui in questo campo, sempre nel mondo dei fogli di calcolo, il primo che viene in mente è sicuramente Airtable, che è molto famoso anche all'interno di appunto soluzioni nel Jamstack e quant'altro, ma anche lo stesso Google ha da poco rilasciato un nuovo tool che si chiama Tables, che è un po' un ibrido tra Google Sheet e Airtable, permette di setupare delle automazioni che girino di per sé. E poi esistono tutta una serie di Google Workspace Apps, come dicevamo, che si vanno ad aggiungere sopra a questo, Google Sheet stesso. Per esempio, una che vedevo un paio di giorni fa si chiama Power Sheets, mi pare, e questo astrae per esempio l'interfacciarsi con l'API di Airtable da Google Sheet e le rende una funzione come quella che abbiamo visto all'inizio, per cui diventa uguale Airtable e poi gli posso passare dei campi, come prima avevamo uguale Google Finance, gli posso passare dei campi. Quindi competitor in sé, scusate, l'ultimo che rimane è VBA, probabilmente per Excel, anche Excel ha uno scripting language che è VBA, di cui io non sono mai stato né un grande conoscitore né un grandissimo fan, però diciamo un po' questo è il portfolio di competitor che a me vengono in mente. Non so, Angelo, se anche qui vuoi aggiungere qualcosa. No, io in realtà non conoscevo neanche quel che hai citato tu, a parte il VBA, ma gli altri direi che proprio sono zero. Vado alla prossima. Questa è un'ottima domanda. Avevo provato a guardarci velocemente in passato e a mia conoscenza no, non mi è venuto in mente particolari modi di eseguire test con questi. Quello che mi è venuto in mente è nel caso di errori, chiaramente si può fare, si possono utilizzare dei blocchi try catch e andare poi a loggare gli errori. Lato testing, non ho mai avuto esperienza, né ho trovato particolari strumenti per fare questo, è sicuramente un punto interessante. Se qualcuno anche, so chi ha fatto la domanda, poi è andato a vederlo su Google e se si è trovato qualche risposta, sarebbe molto interessante capirlo. Certo, potete aprire il microfono quando volete intervenire, ecco.
se avete qualche informazione in più su questo argomento. Intanto passo alla Online prossima, anch'io. nonché l'ultima per ora. C'è qualche risultato che sembra promettente. Non lo so, vediamo. Si può avere il codice scritto alla fine di tutto? Immagino il codice scritto oggi insieme. Angelo, sì, ci organizziamo, magari lo mettiamo o su un repo. Se un gist, vediamo. Insomma. Sì. Va bene. Allora, non ci sono altre domande qua nella schermata, ma se le avete, avete delle curiosità, veramente abbiamo ancora un pochino di tempo, potete aprire il microfono e fare le vostre domande. Altrimenti proseguo con gli ultimi annunci e l'estrazione finale del piano per chi è rimasto.